Si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di Santa Patrizia, compatrona di Napoli. Al termine della cerimonia, officiata dall'arcivescovo, il cardinale Crescenzio Siepe, una delle suore ha prelevato l'ampolla contenente il sangue liquefatto e l'ha portata in una sala oltre il chiostro, permettendo ai fedeli di renderle omaggio al termine della celebrazione, così come ha fatto il cardinale Siepe. La tradizione vuole che il miracolo della liquefazione del sangue della Santa si rinnovi non solo nel giorno di Santa Patrizia, il 25 agosto, ma anche in altri giorni dell'anno. La storia vuole che Patrizia, discendente dell'imperatore Costantino, naufragò a Napoli mentre era diretta in Terra Santa. Qui rimase le sue spoglie dopo essere state custodite a Castel dell'Ovo. Nel 1864 furono traslate nella chiesa di San Gregorio Armeno, dedicata proprio a Santa Patrizia. Sul miracolo del sangue la Chiesa non si è mai ufficialmente pronunciata, così come su quello più noto in tutto il mondo, del patrono principale della città, San Gennaro. Beh, intanto è compatrona di Napoli, no? Proprio perché, diciamo, fin dall'inizio ha segnato fortemente la presenza. Quando la tempesta la obbligò a scendere a Napoli, a Castel dell'Ovo, e poi il corpo che è stato conservato lì per tanto tempo, con le suore che hanno curato la devozione, e tutta una serie di eventi che in qualche maniera hanno segnato un po' anche la storia di Napoli. È chiaro che Santa Patrizia è considerata dai napoletani, ecco, un po' alla stregua di San Gennaro, e la sentono forte, la sentono perché è una presenza viva, attraverso anche la testimonianza di queste religiose che continuano un po' questo carisma di santità che è stato proprio di Santa Patrizia. Qual è il messaggio che le lancerà oggi? Di, come Patrizia, avere il coraggio della fede e assumerci la responsabilità di vivere la fede concretamente nella nostra vita, nonostante le tante difficoltà che possiamo incontrare.